però manca la linfa vitale, c'è lo sviluppo dell'economia del territorio che non può più essere solo industriale, considerata la crisi industriale, ma lo sviluppo dell'industria del turismo che non c'è. Mentre invece poi intorno c'è grande movimento, Formia, Gaeta, grandi patti, grandi intese, grandi accordi, grandi finanziamenti di imprenditori privati pronti ad allargare, ad andare oltre, quasi però ad operare ad escludendum di Mindondo. Non può essere questo un processo. Noi dobbiamo cominciare a parlare invece di area vasta, cominciare a ragionare su un'area che cominciano a dialogare i comuni per fare insieme il mercato dell'economia, mercato del turismo, mercato del territorio. Altrimenti non si riesce mai più a risolvere i problemi da solo. E ho avuto piacere di essere invitato perché mi è stato detto che questo, l'hai detto tu prima, è un cantiere aperto. Ecco, io amo quelle situazioni che nascono dal basso e non vengono invece catapultate dall'alto. Io da sempre sono un uomo di territorio e come un uomo del territorio noi insieme a tanti altri amici e insieme anche a Renata Polverini nei giorni scorsi abbiamo dato vita a Roma alla presentazione del documento della Fondazione Città Nuove. Perché noi riteniamo che Città Nuove non può e non deve essere uno slogan, ma deve essere quell'aspetto che deve caratterizzare una governance del territorio che va incontro alla ricostruzione del paese. Cioè noi dobbiamo imparare ad essere amministratori di noi stessi. Vedete, sono un meridionalista convinto, ho fatto sempre parte di formazione fortemente spinte verso le aree turiste, però dobbiamo anche ammettere che noi abbiamo delle colpe. Abbiamo come elettori molto spesso la colpa di scegliere male, ma molto spesso abbiamo la colpa di essere cattivi amministratori noi stessi. Noi non possiamo pensare che le amministrazioni del territorio siano decise a Roma o siano decise nelle città capoluogo, o peggio ancora nelle sedi dei partiti che hanno altri interessi e non quelli delle popolazioni. C'è l'esigenza e la necessità invece che si diano vita ai cantieri aperti, dove vedo qui operai, disoccupati, lavoratori, cioè le persone, qualche un po' d'acqua, un po' d'acqua.